Allora, la seconda domanda è: il comitato ha sottoscritto con la presidente uscente della zona 4, Loredana Di Gatti, il documento costitutivo, più correttamente si chiama fondativo, che è l'osservatorio del quartiere Forlanini. Questo osservatorio doveva essere fatto fra zona, forze dell'ordine e comitato. Poi alla fine, dopo ringrazio pubblicamente la dottoressa Di Gatti per esserci stati vicini in questa fase qui. Le forze dell'ordine fecero un passo indietro, e decisero, per ordini superiori, di non partecipare a questo osservatorio. Quindi la decisione fu, ringraziando ripeto il professor Gatti, che noi l'osservatorio lo manteniamo comunque in piedi, lo manteniamo e vediamo di, e definiamo i compiti. E fatto, poi magari ve lo leggerò, ve lo manderò, ma penso che sia stato fatto. Questo osservatorio che cosa farà? Dovrà studiare, quindi sottolineo, studiare e monitorare i fenomeni delinquenziali nel quartiere, individuare l'origine della percezione di insicurezza dei cittadini, che può essere non vera, oppure vera al massimo, e proporre eventuali soluzioni. Questo è il ruolo, in estrema sintesi, dell'osservatorio. Il comitato oggi, dopo l'osservatorio, ritiene anche indispensabile, come già fatto in altri quartieri, ad esempio Bonola, chiedere al prefetto la costituzione del tavolo della sicurezza per affrontare sul piano pratico tutti gli aspetti emergenziali che interessano la sicurezza e la vivibilità del quartiere, costituito dalle forze dell'ordine, polizia locale, municipio 4 e comitato. Quindi la domanda: i due strumenti, osservatorio e tavolo della sicurezza, in quale misura ritenete utili questi strumenti? C'è la vostra disponibilità, quindi è una domanda diretta, c'è la vostra disponibilità a richiedere congiuntamente al comitato, assieme, il tavolo della sicurezza al prefetto? Allora, in realtà vorrei capire bene cosa si intende per osservatorio, quello che intendete voi, perché da quello che ho capito il metodo dell'inchiesta va benissimo, perché la percezione della sicurezza cambia, è soggettiva da persona a persona. Io sentivo l'intervento del dottor Gerosa che diceva la percezione della sicurezza è diminuita nel momento in cui, come sicurezza, come poter uscire, nel momento in cui non ci sono più le attività, non ci sono più le insegne accese, non c'è più l'illuminazione che funziona in un certo modo, eccetera eccetera. Detto tra parentesi, non è solo un problema di Piazza Ovidio, ma è un problema enorme in via Ungheria, dove è al massimo questa cosa. Magari lì la percezione è diversa e quindi è ottimo lo strumento del monitoraggio, dell'inchiesta, eccetera eccetera. Una volta che si hanno i dati, però, è chiaro che poi bisogna valutarli e capire come incidere e fare delle proposte condivise. Quindi non bisogna, a mio parere, calare poi delle proposte o delle soluzioni che non c'entrano niente, con il rischio magari di peggiorare. Abbiamo già visto in passato determinate soluzioni che non hanno portato a niente, anzi peggioravano, perché poi portavano naturalmente comunque a fare altre cose. Quindi io parlo della presenza dei soldati. I soldati in alcune zone non sono serviti a niente, perché i soldati non possono intervenire in questioni d'ordine pubblico, e tante volte ne abbiamo parlato, discusso, confrontato, possiamo usare anche il termine litigato, il consiglio di zona, col fatto che alcuni le richiedessero, ma abbiamo visto che non sono neanche un deterrente, perché le persone intanto andavano comunque a fare quello che devono fare, quindi a delinquere, anche a distanza di 100 metri dai soldati. Quindi questa è una soluzione che abbiamo sperimentato, che non va bene e che può darsi che dalle domande che si pongono ai cittadini viene percepita come invece sinonimo di insicurezza, perché non è detto che sia sempre un fenomeno di sicurezza. Quindi l'osservatorio, magari capire, comunque secondo me un modo, chiamatelo come volete, a me non interessa tanto il nome, interessa poi la sostanza, quello che si fa può andare bene. Il tavolo per la sicurezza io lo vedo un po' come un doppione, nel senso che già c'è la consulta della sicurezza, che è uno strumento che secondo me va bene a livello di municipio, che è itinerante, perché i problemi sono diversi da quartiere a quartiere all'interno della zona. La consulta della sicurezza, mio parere positivo, ha funzionato in alcuni momenti, in altri momenti non ha funzionato di meno, ma tutto un insieme di variabili, in primis la partecipazione dei cittadini alle proposte.
che vengono fatti dai cittadini e le soluzioni prestate anche dalle forze dell'ordine. Quindi secondo me l'osservatorio va bene, il tavolo, così come l'avete definito voi, il tavolo della sicurezza, proprio come a Bonola, sicurezza in questo senso, se c'è proprio un'emergenza, a me sa tanto di Comitato per l'Emergenza dell'Ordine Repubblicano, tanto per dire una cosa, se esattamente dalla percezione degli abitanti esistono cose di questo genere, allora può essere uno strumento per, però prima di arrivarci, anche perché sennò creiamo tre doppioni, tre strumenti che si sovrappongono. Abbiamo detto che bisogna sburocratizzare, bisogna velocizzare i canali di informazione, la presa delle decisioni, tre comitati che si ritrovano, tre organismi che si ritrovano, appesantiscono. Quindi secondo me, ripeto, una cosa va bene l'osservatorio, io manterrei, questo è un consiglio che è una valutazione che ho fatto, ma mi sembra condivisa anche dalla Presidente attuale Bigatti, per quanto riguarda il tavolo della sicurezza, come riproposizione invece dell'esame, dell'incontro soprattutto tra i cittadini e le forze dell'ordine. Forze dell'ordine con i cittadini parlano solo o intervengono nei momenti in cui succede qualcosa, non c'è uno sportello aperto o un URP come in tanti enti dove io posso andare lì, parlare, dire eccetera eccetera senza tutta una serie di cose. Fare una premessa io adesso, ricollegandomi a quanto detto dal vostro Presidente sul discorso del rifiuto da parte delle forze dell'ordine di partecipare all'osservatorio, visto che gli incontri li abbiamo fatti sempre insieme per chiedere questa partecipazione, questa risposta, in realtà il rifiuto è stato nel dare i dati sull'andamento dei fatti criminali sul territorio per iscritto e con numeri precisi, perché da parte della prefettura non c'è la disponibilità a dare queste informazioni in modo diretto a nessuna istituzione, si devono aspettare le statistiche ufficiali che vengono rilasciate sul sito del Ministero per annualmente, credo semestralmente. Quindi quello che ci è stato sempre detto è stato che informazioni precise e dettagliate sull'andamento dei crimini nel quartiere non potevano venire date, ci venivano date solo verbalmente indicazioni di percentuali. E qui mi ricollego al discorso della sicurezza reale percepita, andamento dei crimini reale o percepito. Sicuramente il vostro apporto è importante per arrivare a capire quante persone subiscono crimini o anche solo attentati crimini e non li denunciano, perché poi i dati che noi abbiamo di ritorno dalle forze dell'ordine sono le denunce effettive. Quindi l'andamento che ci ritorna è su quanto viene denunciato, ma non sappiamo quanto viene denunciato, se corrisponde al reale o no, perché poi si sentono spesso persone dire hanno tentato di rubarmi in casa ma non ho denunciato, o mi hanno anche rubato per strada, sui mezzi pubblici, ma non ho denunciato perché non serve a nulla. Quindi la cosa fondamentale credo che sia innanzitutto arrivare a riuscire ad avere un tale rapporto con le persone perché vadano a denunciare tutte, perché comunque la denuncia, anche se non porta a riavere i propri bene, però serve a capire l'andamento dei crimini sul territorio, quindi serve a capire queste ondate. Qualcuno prima ha nominato i box, il dottor Gelosa ha nominato i box attaccati o gli appartamenti. Queste ondate di crimini che girano nella città e vanno veramente a ondate nei quartieri si riescono a identificare solo se ci sono le denunce, altrimenti poi c'è la percezione da parte delle forze dell'ordine di un quartiere che è più sotto attacco perché ha le denunce e uno che è meno sotto attacco perché non le ha, e quindi automaticamente viene un po' scoperto come controlli mentre ci si concentra su un altro. Quindi l'osservatorio sicuramente è un tema da portare avanti come rapporto per riuscire a far emergere tutte le reali situazioni che ci sono sul territorio e arrivare a confrontarle con gli andamenti che vengono restituiti dalle forze dell'ordine, possibilmente portando le persone a denunciare. Per quanto riguarda il tavolo della sicurezza, che da quello che ho capito è una cosa diversa dalla consulta come viene richiesto, perché la consulta è un momento di confronto periodico in un quartiere tra le forze dell'ordine e tutti i residenti. Se il tavolo della sicurezza che voi proponete è una cosa che richiama invece più il confronto periodico che viene fatto a livello prefettura,
col Comune di Milano, con gli enti coinvolti, quindi ALER, Regione, per valutare le situazioni della città e programmare gli interventi, condividere quali sono le criticità e programmare gli interventi, credo che il municipio, essendo una realtà nuova che dovrà avere comunque più peso anche nelle valutazioni e nelle decisioni che vengono prese per il suo territorio, deve impegnarsi per cercare di ottenere un luogo di questo tipo in cui il presidente di municipio, il suo delegato, si confronti con le forze dell'ordine sul territorio per capire quali sono le criticità del momento, anche derivandole dalla consulta, da quanto emerge dalla consulta o dalle segnalazioni dirette, e capire come programmare gli interventi o le attenzioni nei mesi successivi. Non conosco bene il tavolo della sicurezza di Bonola, come si muovesse, su cosa si concentrasse. Ho qualche dubbio sulla risposta positiva a un tavolo di questo genere in cui possano partecipare i rappresentanti dei comitati. Questo lo tengo come un mio dubbio personale, proprio per le risposte che abbiamo avuto in questi anni dai prefetti che si sono succeduti e dalle forze dell'ordine. Ma comunque un tavolo di questo tipo, poi se si riescono a far partecipare anche i rappresentanti dei comitati, magari in momenti diversi, magari in un momento prima, come sono un po' le conferenze di servizio del comune, dove quando partecipano anche i comitati c'è un momento in cui ci si trova insieme per affrontare il tema e il momento in cui parlano solo i rappresentanti istituzionali per arrivare a tirare le fila. Ma credo che sia una cosa importante, perché comunque il municipio una voce in capitolo in più la dovrà avere, e in questo dico che una cosa che chiederemo noi come municipio, che è scritta sulla carta ma che chiederemo subito di applicare, sarà di avere presso il comando di zona un dirigente della polizia locale, perché uno dei problemi che abbiamo avuto tutti in questi anni è che la polizia locale in zona ha dei funzionari, commissari capo, che però rispondono a dei dirigenti centrali, quindi possono confrontarsi con i presidenti di zona, possono anche condividere, ma poi la parola finale sulle cose da fare l'hanno sempre i dirigenti centrali. È fondamentale che il municipio abbia un dirigente della polizia locale con cui il presidente può confrontarsi direttamente e condividere le decisioni più legate al territorio. Diciamo che quando magari si entra più nello specifico, poi iniziano a emergere anche delle diversità e differenze di Vadio, altrimenti saremmo tutti candidati. No? Siamo una sola lista. Facciamo quindi, per dire, sugli strumenti, chiaramente, anche se evidentemente il fine è condiviso, perché penso che nessuno di noi voglia una città più insicura, dove la gente ha paura, su come arrivarci chiaramente ci sono delle visioni differenti. Noi ad esempio come forze di centrodestra abbiamo sempre non tanto criticato quanto ritenuto che lo strumento della consulta, così come è stato immaginato e realizzato dal centro-sinistra, non fosse lo strumento migliore. Così come, visto che sono stati citati, noi siamo favorevolissimi invece alla presenza dei militari e al pattugliamento misto della città. Anche perché, ed è un altro tema, un'altra questione che è emersa all'interno di questa domanda, il termine sicurezza percepita o insicurezza percepita, per meglio dire, è assolutamente controverso. Su questo ci siamo confrontati in maniera molto aspra in consiglio di zona. Mi ricordo proprio su una mia mozione che riportava degli stralci di uno studio di Viminale. Allora, personalmente io, e in genere comunque l'area che rappresento, ritiene che l'insicurezza percepita sia altrettanto seria, una questione altrettanto seria quanto l'insicurezza reale. Esattamente come un attacco di panico in una persona è una,
una malattia da curare, esattamente come un disturbo di altro tipo, perché fa star male. Chi ha, soffre di attacchi di panico, non ha, pensa magari di avere un infarto piuttosto che non ce l'ha, ma i suoi sintomi e la sua sofferenza acuta è molto simile a quella di chi ha effettivamente quel problema. Allo stesso modo, se una persona ha paura a uscire la sera di casa o deve modificare le sue abitudini perché non si sente tranquilla e quindi di conseguenza ha una qualità della vita fortemente inferiore rispetto a quella che potrebbe avere, deve essere presa in serio ascolto, anche se la statistica piuttosto che altri indicatori sostengono qualcosa di differente. Qua entra in gioco l'utilità di cose come ad esempio l'osservatorio per come è stato delineato, perché la città, è già stato detto, e anche il nostro municipio ha una realtà ampia, variegata, anche geograficamente ampia e antropicamente ampia. Circa 170.000 abitanti sono un numero di abitanti più ampio di una provincia. La provincia di Parma ne ha di meno, fa provincia. No? È un territorio diversificato, diverso, con degli elementi sicuramente comuni magari a determinate fasce e altri no. Di conseguenza tutti gli indicatori e le sentinelle che ci possono essere sono utilissime, perché trasmettono in tempo reale quello che magari determinati organi o istituzioni arrivano con più lentezza, proprio perché la città cambia di continuo. E esattamente, visto che ho fatto prima il paragone con una malattia, anche nei problemi legati alla sicurezza, ma non solo, è molto meglio riuscire a intervenire più celermente possibile, esattamente come quando uno ha una malattia, è meglio se viene curata all'inizio piuttosto che quando è già in fase avanzata. Quindi sicuramente l'osservatorio, gli osservatori, perché poi per l'appunto da quartiere, da realtà cambiano determinate cose, quindi può essere utile che ce ne sia anche più di uno. Sul discorso del tavolo invece bisogna evitare le duplicazioni o le triplicazioni. Esiste già a livello cittadino il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è qualcosa di similare, no? Quello che è un po' più in grande ovviamente, perché riguarda tutto il territorio metropolitano, però fondamentalmente è all'incirca quello che più in piccolo si vorrebbe realizzare. A quel tavolo partecipano sindaco, prefetto, questore, assessori delle varie istituzioni, eccetera, e una serie di soggetti che cambia anche a seconda del tipo di problema che è all'ordine del giorno. E quindi il rapporto che ci può essere e che ci deve essere tra, in questo caso, municipi e comune e amministrazione centrale deve essere sufficientemente stretto affinché su partite importanti che riguardano in questo caso la sicurezza il sindaco, l'assessore della sicurezza, coinvolga i presidenti di municipio per portare direttamente sul tavolo del prefetto, in questo caso con tutta l'autorevolezza che il Comune di Milano ha in questo confronto costante che c'è con le forze dell'ordine, i problemi del territorio. Allora, per quanto riguarda l'osservatorio, come hanno detto tutti i precedenti, effettivamente è un ottimo mezzo, no? Per capire cosa c'è dell'acqua. Quindi questo mezzo che il comitato ha messo in piedi e monitora sotto gli aspetti quello che i cittadini del quartiere vivono è importante.
penso che sia utile, è stato sempre utilizzato e dovrà continuare ad essere, ad esistere. Per il tavolo della sicurezza invece, sentendo appunto anche i colleghi precedenti, no? Io non sono molto tecnico, però effettivamente se avevo una necessità provare a chiedere se questo tavolo possa essere istituito, nulla vieta la possibilità di chiederlo, no? Ma se una ridondanza o quant'altro potrebbe essere difficile ottenerlo. Nulla vieta, se siete gli altri municipi, per esempio, nulla vieta, ma niente di sicuro garantito, che provarsi in piedi al municipio e vedere se anche in zona 4, appunto municipio 4, grazie appunto a questa spinta del comitato, si può arrivare a un tavolo con a questo tavolo come chiedete, nulla vieta, provarlo in nuova. Niente, questo tavolo sui municipi. Quindi la forza del municipio potrebbe aiutare a portare avanti questa cosa necessità. Questo è quanto.